Ciao e benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi andiamo ad aprire insieme la box ESOS, questa che è già deliziosa solamente per come si presenta. Allora, è una box periodica ed è molto mista ed è che trovate sul sito. In questo caso era 22,90 euro ed era anche scontabile. Quando la si sceglie, ci sono già i prodotti, questo è il foglietto, ok? Quando la si sceglie ci sono già i prodotti in mostra, quindi non è una box a sorpresa, ma andiamo a vedere che cosa contiene e come si comportano i prodotti e se vale i 22,99, scusate. Allora, vedo 2, 4, 5 prodotti, eccoli qua. Partiamo così a misto perché dico, ah però, allora. Glowish by Huda Beauty Cheek Vegan Blush in polvere da 2,5 grammi. Eccola qua. È il Sassy Saffron, il colore. Mentre cerco di aprirlo, vado a vedere il prezzo ed è 12 euro per la quantità. Bello, bello fatto così. Vediamo come si presenta. Però specchietto questo. Ma che bello! È bello! Ci piace perché ha due colori che si possono mischiare. È elegante, oserei dire elegante. Ho un problema con i capelli, però ecco. Lo proverò perché non vorrei che facesse macchia, però al momento si suma, è pigmentato, vediamo. Soprattutto non mi piace che scompaiano subito. Andiamo avanti. E ho visto questo, ho detto, ah, questo mi piace. Pixi Makeup Fixing Mist con acqua di rosa e tè verde, adatto alla pelle mista. Questo è piccolino, ma va bene da viaggio. È un 30 ml e infatti viene 8 euro. Vediamo lo spruzzo. È anche profumato, mi piace. Questo è sempre utile. Poi voglio vedere questo Lotti London Ready Set Go, che non so cosa sia, 5 grammi. Ah, è una setting powder, quindi una polvere fissante in polvere libera. Ok, speriamo che non sia un macello. Ah, no, perché c'è la pellicolina. Andiamo a toglierla, che andiamo a vedere il colore. Colore è trasparente, ovviamente, però voglio vedere se effetto, bella, mi piace perché alcune fanno, ok, questa può sicuramente evidenziare le rughette. Però allo stesso tempo ha una bella texture che per la pelle mista o grassa in estate cambia assolutamente. Allora, questo è un 5 grammi, abbiamo detto, cipria per ultimi ritocchi, ok, e il prezzo, Lotti, 10,99, ok, ci sta. Ultimi due prodotti, di cui uno dico, ah, e poi vi dirò perché, ma andiamo con questo, perché Doll Beauty l'ho visto in giro ma non l'ho mai provato. Doll Beauty è un rossetto da 3,8 grammi, quindi è un full size, colore Come to Mama. Pack è bellissimo, ma che carino, anche il pack è molto carino. Guardate dentro, non so se si vede, ha tutti i cuoricini. Ma che bello, andiamo a vederlo. Bello, bello, ma che bello. Ah, è molto cremoso, ma andiamo a scoprire i prodotti interessanti. Dove ho messo la scatola? Ah. Allora, il 18 euro, però bello, bello, bello. Non ha profumo. A questo punto io direi di andare a recuperare una salvietta struccante subito così, perché così ci rimuoviamo tutto, perché
ho visto una cosa che mi sembrava, però non ero sicura. Adesso ne ho la conferma. Allora, l'ultimo prodotto di questa box, poi è vuota, è una palette di Revolution Pro, la Goodness Glue. Questa, che adesso andiamo a togliere, è una novità che avevo adocchiato sinceramente. Poi dopo ho detto, no, cioè, ho talmente tante palette, e le avete visto anche voi, anche dalle clip che ho fatto quando ho sistemato, ecco, ho detto, ora che provo questa, sicuramente ne usciranno altre 20, e quindi ho lasciato stare, e ho fatto bene. Guardate che bella, è bellissima, e dentro è fatta così. Vogliamo parlarne? Ma adesso, se riesco, che non so se è meglio o peggio, andiamo a provare questi colori, perché io vedo degli opachi stupendi, degli shimmer altrettanto stupendi, che se sono così dico ok. E allora andiamo da qui e andiamo, facciamo le file così, quindi 1 2 3 4 1 2 3 e 4, così sono stupendi. Andiamo a vedere, partiamo da qua, 1 2 3 4, ok, belli 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 belli. Poi andiamo avanti con la seconda fila. Avevo paura che gli opachi fossero polverosi, ma attualmente no, questo è molto delicato, questo è un bellissimo colore, la trovo molto estiva. Ecco, allora, questo glitter, si sentono proprio i glitter, quindi va proprio da topper, non è... Li mettiamo sempre in fila, meno due. Ecco, l'opaco è il primo qui. Andiamo avanti. Ok, shimmerino, poi iniziamo ad andare sotto. Ok, il glitter è molto bello, ma eccolo qua. È bello, ma si sposta. Era la mia paura. È bello su alcuni punti, ma si sposta. Quindi... sì, con primer per glitter, perché sennò appena si asciuga, ma adesso lo andremo a vedere assieme, appena si asciuga farà un macello. Andiamo avanti però, perché noi non demordiamo, perché per adesso è una bellissima palette, con questo, e questo mi piace tantissimo, questo è un altro di quei glitter, esatto, fortuna che erano solo due, forse si vede anche da qui, poi questo, bello anche questo, e l'ultimo, belli. Allora, bello shimmer, andiamo avanti con questo glitter, mamma mia, è peggio dell'altro. Allora, è bellissimo il colore, ma è peggio dell'altro, ma noi andiamo avanti imperturbabili, e andiamo con questi, si stanno già asciugando, e asciugandosi iniziamo a vedere già subito che li perdono ovunque. Ecco, i glitter li salterei sicuramente. Questo, allora, questo è asciutto e si sgretola. Purtroppo i glitter hanno questo, ma sono solo due glitter. Noi possiamo andare tranquillamente avanti con l'ultima fila, che è questo, che è un opaco rosa baby, questo che mi ispira molto. Questo è cremoso, questo è cremoso, si sta spostando, è interessante, le texture diverse, poi saranno ovviamente da provare. E questo è l'ultimo, ok, e vediamo gli ultimi, così li vediamo tutti, 1 2 3 e 4. Allora, quello con la texture cremosa, che è questo, è qualcosa di spettacolare.
Ma tutta la palette è molto bella, eh? Sono molto belli. Sono molto belli. Ci sono due opachi e sono due gli opachi che sono questo e questo, che come non esserci, perché una volta stesi quasi non ci sono. E gli metallizzati in alcuni più cremosi, altri meno, sono belli. La prima fila credo che sia la migliore di tutte. Questa fila qui è stupenda. Poi dopo sì, c'è qualcuno che tre, ad esempio, ed è Holiday, Magma, Summertime, Glow, che sono belli come illuminanti. Allora, prendiamo da pulirci e prendiamo un'altra salviettina perché non riusciamo a pulire niente. Vediamo di rimuovere e vediamo come si rimuovono. Si rimuovono che ci sono più glitter nella mia mano che... Allora, evitate i glitter, oppure metteteli con un ombretto cremoso, con un ombretto cremoso, li mischiate a quelli ed è così si unisce, sperando che non vadano a separarsi. O se no, una colla per glitter è l'unica, perché sono belli. Mi aspetto la palette, quanto costa? 21,80 euro. Io da questa palette mi aspettavo qualcosina in più, perché l'ho vista bellissima, ho detto mi piace un sacco, mi aspettavo qualcosina in più. Alcuni colori sono stupendi, altri credo che non li utilizzerò mai, i glitter non li utilizzerò mai, i due opachi qui non li utilizzerò mai perché sono polverosi e si spostano da una parte all'altra. Il resto della palette devo dire che è molto bella, manca un colore chiaro chiaro e un colore scuro scuro, perché se pensavano che fossero questi chiari chiari, effettivamente qua sì, ma poi una volta stesi no. Si poteva migliorare, però da trovare dentro la box per testare le varie texture, i vari colori, in questo caso sì, assolutamente ci può stare. A questo punto voi fatemi sapere cosa ne pensate di tutta la box. Facciamo un recap veloce ricordandoci che viene 22,99 euro. I prodotti, facendo una somma veloce veloce che ho scritto qui, più di 70 euro. Palette di Revolution Pro, blush di Glowish, cipria in polvere libera di Lotti, rossetto, come si chiama il marchio? Doll Beauty. Devo dire che su 5 prodotti, 2 non conosce, 3 non li conoscevo, quindi ci sta. La palette la conoscevo e il Pixie lo conoscevo. Per il resto, i 3 sentiti, Glowish mai provato niente, Lotti ho provato altre cose e l'altro marchio l'avevo solo sentito, questo qua, Doll Beauty, l'avevo visto ma mai provato. Quindi super, super curiosa e super contenta di questa box. Allora, fatemi sapere come sempre qui sotto nei commenti che cosa ne pensate, se vi è piaciuta, se vi piacciono queste box che ogni tanto ASOS manda fuori. Oltretutto, leggendo qui c'è scritto April Beauty Box, quindi dovrebbe essere non da noi, ma una beauty box mensile, sarebbe bellissima, sicuramente da poter scegliere, poter provare. E niente, fatemi sapere tutto in info box, io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!